Vedete Vanessa, sono finalmente a casa. Questa è la notizia più importante e per la quale tiriamo un grande sospiro di sollievo. Ministro, io però sono veramente sconvolta dall'inutilità del suo essere qui quest'oggi. Lei non ci ha detto assolutamente nulla. Avete pagato o no? Questa è la domanda che da ieri sta arrivando ed è costantemente sui social, per la quale lei doveva essere qui per farci un'informativa e per darci notizie, per darci informazioni che lei non ha dato. Quindi il suo essere qui veramente senza averci detto nessuna informazione è sconvolgente. Bravissima, brava, brava, brava. Oggi la Siria è un paese che non c'è più. C'era ed era bellissimo prima che diventasse teatro di una delle più sanguinose guerre civili degli ultimi 10 anni. Dall'inizio del conflitto si contano oltre 200.000 vittime e 6,5 milioni di sfollati. Il buio, nient'altro che il buio, e il timore che questo buio potesse calare anche sul destino di Greta e Vanessa è stato per un momento reale. Il paese, ma prima di tutto le loro famiglie, hanno invece potuto riabbracciarle nuovamente. Di fronte alla vita, alla sopravvivenza, alla cooperazione in favore delle regioni più in difficoltà del pianeta, afflitte da guerre e carestie interne, da dilanianti crisi alimentari, dall'insorgenza di pericolosi gruppi terroristici, il Movimento 5 Stelle esprime piena soddisfazione e solidarietà. Greta e Vanessa erano in Siria per prestare il loro soccorso ad un popolo dimenticato, vittima di una violentissima guerra civile che, gentili colleghi, tutti oggi sappiamo non vedrà né vinti né vincitori, ma solo distruzione, continua distruzione. Greta e Vanessa hanno dimostrato che il coraggio non si traccia in un intervento militare nella disperata e tutto sommato falsa convinzione che la democrazia sia un prodotto esportabile, quasi fosse una merce di scambio, ma si incontra con i valori di solidarietà e supporto, col dialogo e la comprensione. Non è un caso che il Movimento 5 Stelle sia stata l'unica forza politica ad avanzare una proposta di legge per il rafforzamento della cooperazione italiana con l'obiettivo di modernizzare, dare anche più trasparenza e adeguare le attuali normative alle nuove sfide globali che il nostro Paese è chiamato responsabilmente ad affrontare. Di fronte abbiamo invece un governo che oggi spende parole di entusiasmo per il rientro in Italia di Greta e di Vanessa, ma che nelle stesse ore si appresta ad acquistare strumenti di morte come cacciabombardieri F-35 e imbarcazioni militari che in futuro finiranno solamente per allargare ancora il divario tra due mondi che in realtà non esistono. Lo stesso governo i cui rappresentanti da settimane promettono che sarà compiuto ogni sforzo possibile per la stabilizzazione della Libia, aprendo così velatamente all'ipotesi che presto potrà presentarsi l'occasione per un secondo intervento militare dopo i devastanti bombardamenti NATO del 2011. Bombardamenti voluti in primis da Inghilterra e Francia, paesi che adesso chiedono responsabilità sul tema dell'immigrazione quando hanno creato loro stessi le basi di una guerra civile che ha creato ingenti flussi immigratori. L'Europa si deve prendere la responsabilità dei flussi migratori e del problema dell'immigrazione perché sono le politiche estere dell'Europa stessa che hanno creato questo tipo di problematica. Non deve essere soltanto sulle spalle dell'Italia, ma deve essere una responsabilità europea che non può chiederci soltanto austerità. E ancora, gentili colleghi, abbiamo un governo che invia velivoli militari d'assalto e ricognizione in Iraq, pronti a bombardare da un momento all'altro, un governo che tiene in ostaggio i suoi militari in Afghanistan dopo una lunga e sanguinosa guerra che tutto ha generato fuorché stabilità e sicurezza nel paese. Siamo anche all'interno dell'Associazione Amici della Siria, gentile ministro. Ministro, lei mi deve spiegare perché facciamo parte di un'organizzazione per ovviare un veto ONU. Organizzazione che finanzia i ribelli siriani in contrapposizione alla legge italiana 185-90 che vieta all'Italia di fornire armi a paesi in conflitto. Quando c'è da citare l'ONU, siamo tutti contenti. Quando c'è da ovviare ai suoi veti pure. Si rende conto, ministro, dell'ipocrisia? Noi siamo dentro un'associazione che finanzia i ribelli, che dà magari anche armi ai ribelli, e nello stesso, proprio per ovviare un veto ONU, e poi parliamo dell'ONU. Ma di che cosa state parlando? Di che cosa state parlando? Siete degli ipocriti e lei, signor Ministro, assieme alla Ministra Pinotti, vi prenderete la responsabilità di questa ipocrisia.
A tal proposito, la Lega, ripeto, ha ieri sollevato una polemica sull'eventuale pagamento di un riscatto di 12 milioni di euro. Lei, ministro, non ci ha detto se il governo italiano ha pagato o no. Il governo italiano ha pagato o no? Lei deve rispondere a questa domanda, ministro, cosa che non ha fatto in questa informativa inutile. Concluda. Questo atteggiamento è vergognoso, e vado a concludere, grazie Presidente, perché questa maggioranza di larga intesa ha dato la presidenza del Copasir alla Lega, togliendola al Movimento 5 Stelle. Invece di fare mera propaganda sui social, si impegni nel luogo istituzionale a fare chiarezza. Se il presidente del Copasir ed esponente della Lega Nord Stucchi ha conoscenza di fatti, deve che lo riferisca chiudere, chiaramente. L'ultima frase, concludo. Greta e Vanessa oggi sono a casa sane e salve, e non è certo per merito vostro. Prendetene grazie. Coscienza. Grazie. Allora.